sembra giustificarsi di fronte alla consigliera Colucci sul fatto che non ha portato fino in fondo il concordato. Io invece dico che dal nostro punto di vista il problema è stato assolutamente l'opposto. Noi nel Consiglio Comunale, ottobre dell'anno scorso, quello in cui discutemmo di Porto, dicemmo chiaramente che questo capitolo, quella bozza di concordato preventivo che avevamo potuto vedere non sarebbe assolutamente arrivata in fondo, che era solo un enorme regalo che si tentava di fare e alle banche e ai soggetti privati. Anche su questo fummo dileggiati, anche su questo oggi ci viene data ragione. Guardate, per l'impegno bene comune, l'ha già detto il mio capogruppo, è molto importante questa delibera perché ribadisce, perché dice per la prima volta quello che è per noi fondamentale, cioè il porto e la gestione del porto, il servizio pubblico locale è pubblico, deve rimanere pubblico. Però è chiaro che non nascondo il travaglio che abbiamo avuto nel condividere fino in fondo l'impostazione di questa delibera. La consigliera Puglucci prima ha detto che ci vuole un grande coraggio per dare una delega in bianco di questo tipo. Noi coraggio ce l'abbiamo da vendere, ne abbiamo avuto prima, ce lo continuiamo a avere. Certo che insomma, le spiegazioni del segretario ci rassicurano molto sul fatto che la nostra è una piccola delega in bianco, perché poi quando arriverà insomma, la parte più corposa di questa vicenda sarà ancora il Consiglio Comunale a doversi esprimere e lì, dopo aver vigilato, dopo aver lavorato attentamente sullo sviluppo della situazione, potremo di nuovo esprimerci e potremo di nuovo dire la nostra. Perché è fondamentale per noi arrivare a una soluzione positiva dell'intera vicenda che abbia alcune caratteristiche salienti, alcuni punti salienti. Sicuramente il punto più importante per noi e quello che insomma ci rende più difficile votare questa delibera sono le premesse, il fatto che viene riconosciuto, come giustamente diceva il consigliere Fossati, che il porto sarebbe stato il volano per Imperia, che il modello di sviluppo per Imperia deve essere un modello di sviluppo basato sul turismo. Bene, io credo che ogni volta che in questo Consiglio Comunale diciamo che Imperia è una città turistica, un operaio della Miesi muore. Noi non crediamo che Imperia sia una città turistica, noi crediamo che Imperia sia una città multivocazionale, l'abbiamo sempre detto, lo continuiamo a dire. E quindi la tutela non solo del turismo, ma di tutti gli aspetti, appunto, che una città multivocazionale come la nostra deve avere è per noi fondamentale. E tra questi c'è sicuramente la salvaguardia di quello che è il lavoro, di quello che è il lavoro industriale, di quello che è il lavoro reale, materiale fatto in questa città. Per questo abbiamo presentato anche un altro emendamento per il quale chiedo il tempo al Presidente di poterlo illustrare, quindi chiedo 5 minuti per illustrare l'emendamento. Grazie Presidente. Allora, l'emendamento è un'aggiunta al punto 1 della deliberazione, no, chiedo scusa, al punto 3. Quando si dice di autorizzare la predetta società nel rispetto delle disposizioni e delle procedure che caratterizzano l'esercizio del controllo analogo da parte del Comune di Imperia sulla stessa società a negoziare e concludere con il fallimento di ogni contratto di affitto di azienda che consenta la gestione provvisoria a far data dal 18 luglio 2014. Rispetto a questo, vi chiedo un secondo di pazienza. Ecco qua, noi chiediamo di aggiungere, fermo restando il mantenimento della forza lavoro diretta e indiretta utilizzata nella macelleria. Il nostro timore è che arrivando
sia il bacino che Emilia, una società a cui accedono nuovi dipendenti, e siamo contenti di cui essere, insomma, nuovi dipendenti, un passaggio dalla Porto di Imperia alla Go Imperia, e questi dipendenti sarà fondamentale che lavorino nel bacino portuale di Porto Novizio. Però Imperia